Ippolito Buzzi, nel 1616, inviò all'Opera del Duomo un bozzetto per la statua del San Bartolomeo, aggiudicandosene la commissione. L'opera sarà compiuta ed entrerà in Duomo nel 1618. Il santo, chiamato anche Natanael nel Vangelo di Giovanni, si mostra nell'atto di avanzare, con la gamba sinistra mossa in avanti, mentre raccoglie con il braccio sinistro il manto che dalla spalla sinistra lo avvolge, scendendo trasversalmente sul davanti in un ampio drappeggio. Con la mano destra, invece, impugna il coltello, suo attributo iconografico e simbolo del suo martirio. Il santo fu scuoiato vivo e poi decapitato. Questo elemento brandito con evidenza sembra quasi un'ammonizione contro le false dottrine contrarie alla vera fede e al rigore del messaggio divino. L'impostazione generale della figura, tranne che per le differenze iconografiche e per la posizione invertita delle braccia, risulta ispirata alla statua di San Giacomo realizzata da Buzzi per la chiesa di San Giacomo in Augusta a Roma, sul modello di quella di Jacopo Sansovino. Dal punto di vista della caratterizzazione psicologica, l'espressione del volto del San Bartolomeo è grave e severa, molto austera. I capelli e la barba sono resi con ciocche spesse e ondulate, il panneggio del manto è pesante e animato dal drappeggio contrapposto, ma risulta semplificato rispetto alle opere barocche. La trama è essenziale e compatta, tutto questo conferisce gravità e realismo alla figura, con un'interessante fusione tra naturalismo e classicismo. Il fiorentino Caccini, qui in una delle sue prove migliori, fu il primo scultore non orvietano ad essere ingaggiato per l'impresa delle 12 statue degli Apostoli. Nel San Giacomo Maggiore, realizzato fra il 1589 ed il 1591, l'indagine naturalistica della figura in movimento nello spazio si fonde con un posato classicismo, come nel contemporaneo San Giovanni di Ippolito Scalza. È invece un segno tipico dello scultore il trattamento elegante del panneggio fortemente chiaroscurato, influenzato dalla statuaria antica che Caccini praticò nelle sculture ellenistiche e romane delle collezioni medicee affidate al suo restauro. La veste indossata dal santo, sotto l'ampio mantello, segue il movimento delle gambe, ma è arricchita da un raffinato drappeggio che fa vibrare le superfici. Pur non raggiungendo lo stesso dinamismo delle statue cronologicamente successive, il San Giacomo Maggiore rompe la linea di esistenza della statua arcaica, dialogando con lo spazio. La gamba sinistra è portata all'indietro e il piede di poco fuoriesce dal basamento. La destra prorompe in avanti. Non è più incassata entro il compatto parallelepipedo dei primi due apostoli, San Pietro e Paolo, ancora legati alla tradizione rinascimentale. Le parti anatomiche in vista sono trattate con attenzione realistica, come si nota nei piedi, nelle mani, in particolare la sinistra che tradisce l'influenza michelangiolesca, e nel volto, pur essendo i tratti del viso piuttosto neutri e lo sguardo non particolarmente espressivo. D'altra parte la statua è stata realizzata per essere guardata dal basso. Per questo lo scultore ha volutamente modellato il volto con proporzioni adatte alla prospettiva, ad esempio nella fronte dell'apostolo, che risulterebbe troppo allungata se non guardata dalla giusta distanza assicurata dal basamento. Il santo è rappresentato come un pellegrino con la conchiglia sulla spalla destra a trattenere il mantello e con il bastone che impugna con la mano destra e di cui manca la parte inferiore. Col braccio sinistro, invece, tiene stretto un libro e con la mano corrispondente sorregge il mantello. Giacomo, detto Maggiore per distinguerlo dall'apostolo omonimo Giacomo di Alfeo, era figlio di Zebedeo e, insieme al fratello Giovanni, venne chiamato direttamente da Gesù e decise di seguirlo. Fu il primo apostolo martire. A Gerusalemme, nel 42 d.C., sotto Erode I Agrippa, fu imprigionato, flagellato e decapitato con la spada. Secondo la leggenda aurea, le sue spoglie vennero trafugate dai suoi seguaci e portate in un luogo della Galizia, poi noto come Santiago de Compostela, dove fu eretta la basilica dedicata al santo, che divenne uno dei maggiori centri di pellegrinaggio nel Medioevo. L'ingaggio del Giambologna per la scultura in marmo di San Matteo fu un notevole successo per la fabbrica orvietana. Tuttavia, seguì una pratica fino ad allora inusuale, poiché l'opera non venne realizzata a Orvieto, ma a Firenze, dove l'artista risiedeva, negli anni tra il 1595 e il 1600. Giambologna si occupò in realtà soltanto del bozzetto, lasciando un'esecuzione al suo collaboratore Pietro Francavilla. Per questo, infatti, l'apostolo reca incisi i nomi di entrambi gli artisti,
per quanto quello di Giambologna abbia una posizione ben più visibile sulla fascia che attraversa il busto del santo, rispetto a quello di Francavilla. La scultura è una riproposizione del San Luca, eseguito in bronzo da Giambologna, per una nicchia esterna di Orsan Michele a Firenze. Ci sono solo due elementi che le differenziano: l'effetto dovuto alla materia diversa, il marmo, e dal punto di vista iconografico, la presenza dell'angelo, attributo tipico del santo autore del primo Vangelo. Le caratteristiche peculiari di questa figura sono l'aspetto possente, muscoloso e fisico, le spalle larghe e squadrate e il volto allungato. Quelle che da una distanza ravvicinata potrebbero sembrare forme eccessive, in realtà fanno parte di un ingegnoso sistema di correzioni ottiche, attraverso cui l'opera raggiunge il proprio culmine di bellezza e di ritmia, permettendo anche la visione dei minimi dettagli. L'ampio panneggio della toga classica, adattato alle forme del corpo, esalta l'energia del movimento, insieme al chiasmo dei gesti e l'evidente torsione manieristica, che rispecchiano nella scultura un atteggiamento composto e solenne. Evidente specie nella posa del braccio sinistro, riferimento alla celebre figura del David di Michelangelo Buonarroti. Matteo, prima di essere chiamato a far parte del gruppo dei discepoli di Cristo, era conosciuto come Levi, esattore delle tasse, e di questa categoria diventerà il santo patrono. Seguì con entusiasmo e convinzione il maestro. Il suo Vangelo viene chiamato del Regno dei Cieli, poiché contiene i più importanti discorsi di Cristo sul Regno di Dio e sull'istituzione della Chiesa.